Altare della Patria, alla cerimonia per il 153° anniversario dell'Unità Nazionale, alla presenza del Capo dello Stato, era presente anche il Premier Renzi prima di partire naturalmente per Berlino. Vediamo. ...153 anni fa Vittorio Emanuele II tenne a battesimo il Regno d'Italia. Con la prima convocazione del Parlamento italiano e la successiva proclamazione il 17 febbraio del 1861 si compie l'obiettivo in parte raggiunto dalla guerra d'indipendenza e dalla spedizione dei Mille guidata da Garibaldi. La popolazione rispetto all'originario Regno di Sardegna quintuplicò istituzionalmente e giuridicamente. Il Regno d'Italia venne configurandosi come un ingrandimento del Regno di Sardegna e fu definito una monarchia costituzionale. Quella data viene celebrata come giornata della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Come ogni anno, nel corso della cerimonia all'Altare della Patria, alla presenza del Capo dello Stato napoletano e delle alte cariche dello Stato, i corpi militari hanno suonato l'inno di Mameli, mentre le celebrazioni si sono concluse con il passaggio delle frecce tricolori sopra l'Altare della Patria.